Uno dei grandi temi, uno dei grandi problemi che accomuna tutti quelli che lavorano nella cosiddetta industria creativa è sicuramente quella di vedere riconosciute, soprattutto economicamente, le proprie idee. Perché pensare e creare purtroppo in Italia non sono considerati un lavoro, sono quasi considerati un divertimento, uno svago, un hobby. Quante volte mi sono sentito dire: ma buttami giù un progetto di una mostra, che so, potremmo fare Picasso. E certo, perché io ho il pacchetto di Picasso surgelato, te lo tiro fuori, lo scongelo e te lo faccio mangiare. Purtroppo fare un progetto, ad esempio, facciamo l'esempio proprio di una mostra, è una cosa molto complessa e che potrebbe portare via veramente molto tempo, perché non è che per esempio le opere ce le abbiamo lì a portata di mano, chiuse nell'armadio, bisogna verificare la disponibilità, bisogna mettere su un progetto curatoriale, studiare il budget. Nel migliore dei casi, e soprattutto se non è Picasso, se ne vanno via giorni e giorni di lavoro, per poi il 90% delle volte sentirsi dire: no, ma sai, forse è un po' troppo alto il costo, non ce la faccio. E quindi tu nel frattempo hai allegramente buttato ore e ore di lavoro per niente. Quindi bisogna innanzitutto partire dal presupposto che progettare, creare è un lavoro e come tale va retribuito. E questo, vabbè, lo sappiamo, in questo paese non è proprio una cosa così scontata. Perché un conto magari quando c'è, che so, una partnership consolidata, una collaborazione in cui ci si mette insieme e si fanno progetti magari per prendere determinati clienti o da proporre a determinati enti. Ma se tu non sei un mio collaboratore e vieni da me, mi chiedi un progetto, allora me lo paghi, perché solamente pagandolo forse capisci e riconosci il valore del lavoro che sto facendo per te. Superato questo problema non da poco, c'è poi quello di dover raccontare l'idea senza rischiare di farsela scippare. E anche questo a volte succede. Ho un amico scultore che è terrorizzato da questa cosa. A volte gli chiedono: ma vorrei mettere un'opera in questa piazza, oppure che so, vorrei mettere un'opera davanti alla mia azienda, perché non mi fai due schizzi, oppure mi fai un bozzetto? Sì, sì, certo, come no, io ti faccio qualche schizzo, sì, sì, poi siccome ovviamente mi avanza del tempo ti faccio sicuramente anche un bozzetto, poi va a finire che ma così non mi piace tanto, lo preferirei un po' più colì. E così anche il povero artista ha perso giorni e giorni di lavoro magari per cercare di far qualcosa che possa essere in linea con il suo stile, il suo feeling, per poi sentirsi dire: ma sai, però forse costa un po' troppo, non so. E ovviamente il 90% delle volte va a finire in niente. La cosa che poi crea più ansia è quando uno comincia a pensare: ma come faccio a sapere che questo poi non prende i miei schizzi, i miei progetti, le mie idee e le va a portare a qualcun altro per farsi fare un preventivo che poi probabilmente è anche inferiore a quello che gli ho fatto io, perché la fase progettuale magari è stata tutta quanta già fatta e risparmi su questa parte del lavoro. Insomma, questo è un sistema che non sta più di tanto in piedi ed è un modo di fare che si deve estinguere il più rapidamente possibile. Anche io quanti anni ho passato a fare progetti che poi sono andati a finire in niente per persone che alla fine non hanno neanche detto grazie. Ovviamente questo è un errore che oggi non faccio più, ma è normale, ci devi arrivare. Quando sei giovane e vuoi cominciare a farti vedere o vuoi far vedere che cosa sei in grado di fare, le provi un po' tutte. Ma a un certo punto, se vuoi le mie idee, i miei progetti, i miei consigli, li paghi. E neanche poco, perché il mio tempo che devo sottrarre ad altre cose, fosse pure andare a fare una passeggiata in bicicletta, ha un costo molto alto. È molto importante capire che non dobbiamo mai svalutare il nostro tempo. Non è che siccome le cose le facciamo noi possono costare niente, al contrario, anzi. Quindi come si può fare ad evitare che ci rubino tempo e idee? Innanzitutto chiarendo a priori la questione economica. Uno ti chiama per chiederti delle idee e a meno che non è proprio quel cliente a cui stavi cercando di arrivare da anni o qualcuno che ti potrebbe aprire chissà quale porta del destino, molto gentilmente lo informi che questo tuo servizio ha un costo e che saresti onorato di mandargli un preventivo. Qualora si superasse questo scoglio e la cosa dovesse andare avanti, quello che bisognerebbe fare è cercare di non lasciare mai niente in mano. Se proprio questo non è possibile, si deve essere un po' più scaltri e cercare di spiegare e far vedere quello che si potrebbe fare senza magari spiegare il come. Nel caso di una mostra, ad esempio, che so, ti racconto il progetto curatoriale, ti faccio vedere qualche opera,
ma non ti dico chi contatto, dove le vado a prendere, di chi sono, eccetera eccetera. Nel caso di un'installazione o di un progetto multimediale te lo racconto a grandi linee, ti faccio vedere, che so, qualche screenshot, ma non ti spiego come lo realizzo, la tecnologia che c'è dietro, come metto insieme il tutto. È ovvio che non possiamo mai essere sicuri al 100%, anche perché le idee spesso sono nell'aria, è facile che qualcuno ne abbia una molto simile alla nostra o che sia in grado di rifare proprio la nostra, magari a prezzi più competitivi perché inizia adesso e può promuoversi, o per chissà quale altra alchimia misteriosa. Questo non ci deve spaventarci, può succedere, anche perché se ci facciamo troppe paranoie non lavoriamo più. La cosa importante da capire è che bisogna dare valore al nostro tempo, alla nostra professionalità e alle nostre idee. E spesso e volentieri l'unico valore che la gente capisce è quello economico. Quindi vuoi le mie idee? Pagale!